Vedete cambiamenti significativi a livello di tassi di interesse e di politiche monetarie in giro per il mondo? Per quanto riguarda i tassi di interesse, direi che è evidente che sui paesi sviluppati non c'è possibilità di alzarli per un lungo periodo di tempo, che i mercati sviluppati avranno bisogno di bassi tassi di interesse per molto tempo. Non vediamo come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna o anche la Banca Centrale Europea, la BCE, possa alzare i tassi di interesse. Pertanto non ci aspettiamo che ci siano dei cambiamenti. Siete più focalizzati su strategie di duration o creditizie? In generale nel nostro portafoglio abbiamo un approccio diversificato allo stato attuale, abbiamo anche delle scommesse sulla duration, sulla forma, sulla curvatura dei tassi di interesse. Pensiamo che ci sia spazio per un appiattimento della curva dei tassi di interesse. Attualmente, ad esempio, sui mercati sviluppati siamo neutrali di duration, siamo però investiti sugli high yield, anche se siamo un pochino cauti su questo settore. Siamo investiti su bond a lunga scadenza perché pensiamo che ci sia spazio per un appiattimento della curva dei tassi. Siamo un po' underweight di duration sui mercati emergenti, dove comunque abbiamo una buona allocazione anche su nomi al di fuori dell'indice. Ci piacciono anche poi i bond investment grade nei mercati sviluppati. Pertanto direi che possiamo così sommarizzare la nostra posizione attualmente: più o meno neutrali di duration, esposti in maniera adeguata sui mercati emergenti. Ci piace il credito aziendale, sia investment grade che high yield, anche se su questo campo siamo magari un attimino più cauti. In particolar modo, perché il debito degli emergenti? Le dinamiche dei mercati emergenti sono molto diverse da quelle del mondo sviluppato e in generale molto migliori. Pensiamo ad esempio al vostro paese in Italia, voi avete un conti dello Stato in ordine, il deficit è piccolo, però avete un debito accumulato del 130% del PIL, e quest'anno il Fondo Monetario Internazionale stima che per l'Italia l'andamento economico mostrerà una contrazione ancora del PIL dell'1,5%. Confrontiamo adesso questo con il Messico, che è un paese emergente che ci piace, verso cui abbiamo una buona esposizione a livello di bond governativi e di valuta. Il Messico il 43% di debito pubblico PIL, quest'anno è prevista una crescita economica del 4%. Sì, c'è un po' di disavanzo dei conti dello Stato, c'è un po' di deficit quest'anno, ma niente di drammatico. Inoltre andiamo a vedere come negli ultimi anni i mercati emergenti sono molto cambiati come asset class, sono diventati un asset class a se stessa, che sta attraendo sempre di più investitori a lungo termine come siamo noi. E pertanto, se andiamo a vedere quella che è la situazione debitoria, la situazione dei mercati emergenti, vediamo come ci sia stata una differenza, uno scarto nel rischio quotato fra il debito dei mercati emergenti, come sempre quello del Messico, che ha un rendimento più alto dell'Italia, e quello dei mercati sviluppati. E pensiamo che le dinamiche debitorie sono molto migliori sugli emergenti. Vedete un rischio di deflazione? Pensiamo che per quanto riguarda il cibo e l'energia continuerà a esserci inflazione. Per quanto riguarda invece servizi e manufatti finiti, pensiamo che continuerà lo scenario di non inflazione o addirittura di deflazione. Potrebbe la deflazione diventare un tema dominante, dominare la scena? Il rischio senz'altro c'è, e anche per questo le banche centrali, la Federal Reserve, la Bank of England, adesso anche di recente la Banca del Giappone, sono giunte e hanno pompato così tanti soldi dentro i mercati proprio per spingere via il rischio di una deflazione. Finora hanno avuto parecchio successo e non c'è ragione di pensare che di fronte a rischi seri di deflazione possano non avere più successo nella loro strategia.